artisti. Va ora in onda Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Radio Giornale Bellunese e questi fatti che affronteremo nell'edizione di oggi di venerdì 16 dicembre 2022. Danno ambientale a Cencenighe, rilevato un ingente sversamento di gasolio all'interno della rete fognaria avvenuto durante il weekend dell'Immacolata fuori servizio del depuratore di Morbiac che tratta i reflui dell'intero territorio comunale. Ad accertare l'accaduto i tecnici di Binge SP in sopralluogo nella struttura. La società assieme ad ARPA ha avviato le indagini per capire dove possa essere avvenuto l'ingresso del combustibile. Ammonta oltre 100.000 euro la stima preliminare dei costi che GSP dovrà sostenere per asportare e smaltire i fanghi contaminati e ripristinare la corretta funzionalità del depuratore. Protesta dei medici di base, ieri anche nel Bellunese la manifestazione simbolica indetta dalla Federazione Italiana Medici di Medicina Generale con le visite a lume di candela per sensibilizzare la cittadinanza su una situazione che, affermano i professionisti, è diventata insostenibile. Colpa dell'eccessiva burocrazia ma anche del mancato sostegno da parte del governo per far fronte al caro energia, all'inflazione e di turni di lavoro considerati massacranti. I medici esprimono inoltre preoccupazione per il futuro della medicina territoriale. Interveniamo, il motto della protesta, prima che la medicina generale si spenga e con lei il servizio sanitario nazionale. Raccolta rifiuti, i comuni di Ciccio Maggiore, Alano di Piave, Arsie, Fonzaso, Lamonpe, Davene e Sovramonte, che affidano il servizio a Valpi Ambiente, modificano il sistema di conferimento. Stop alle isole ecologiche e al via il passaggio porta a porta. La novità entrerà in vigore da inizio aprile, è previsto il graduale smantellamento delle aree di conferimento, le isole ecologiche sostituite dalla raccolta a domicilio. Incidente ieri pomeriggio a Nemeggia, a scontrarsi un'auto e un camion, ferita nel sinistro un'anziana a bordo di una Fiat Panda. La donna è stata portata al pronto soccorso di Feltre per accertamenti. Sul posto, oltre ai sanitari, anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale, da chiarire le cause della collisione. Cultura, domani al Teatro Comunale di Belluno lo spettacolo Trappola per topi, commedia di Agatha Christie tradotta e riadattata da Edoardo Erba per la regia di Giorgio Gaglione. Tra gli interpreti anche il celebre musicista e attore Lodo Guenzi, membro del gruppo Lo Stato Sociale. L'appuntamento organizzato dal Circolo Cultura e Stampa bellunese è alle ore 20.45. Passiamo allo sport, calcio, Serie D, gioca domani in anticipo alla Dolomiti Bellunesi, ultima gara casalinga del 2022 e penultima di campionato. Sul sintetico del Sedico, ore 14.30, arriverà il Portoguraro, attualmente in fondo alla graduatoria, insieme ad altre tre formazioni ma solo 3 punti indietro rispetto ai dolomitici. Un impegno importantissimo, il commento dell'allenatore Diego Zanin, così come il prossimo a Montebelluna. Due gare, analizza il tecnico, che potrebbero dare valore al percorso fatto fin qui. Zanin avrà nuovamente a disposizione Sommacale e Unesco, rientrati dalla squalifica, sulla via del recupero anche De Paoli, squadra quindi al completo. Tutte le energie devono essere rivolte alla sfida di sabato, conclude l'allenatore, non dobbiamo pensare ad altro, men che meno al mercato. In campo domenica invece per il campionato di pallavolo maschile Serie A 3 la Darol Logistics Belluno, trasferta contro il Macerata, attualmente quarto in classifica, con 3 punti di vantaggio sulla DRL. Sfida in programma alle ore 18. E con questa notizia è davvero tutto per l'edizione di oggi del Radio Giornale Bellunese. Vi ricordo che le notizie sono tratte dai quotidiani newsinquota.it, il Gazzettino di Belluno, il Corriere delle Alpi e dal sito del settimanale L'Amico del Popolo. A voi tutti un buon proseguimento di giornata, in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Avete ascoltato Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno.